Gianmarco Pozzecco! È vero, è ciao, vero, Poz! È vero. Quindi ho dovuto fare macchina, traghetto, taxi, aereo, taxi, traghetto per venire in qua in centro a Venezia. Mi manca sostanzialmente un pezzo in treno, sì? Che me lo sono comprato. Ho comprato adesso una locomotiva. Una locomotiva, e... sì. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. Dai, grazie mille. Siamo riusciti in qualche modo ad averti qua con noi. Abbiamo messo lo sfondo di Venezia perché sei lì. Se vuoi possiamo cambiarti sfondo. Tanto il bello di essere in smart working è cambiare... Non so... Allora, qua cos'è? Esatto. Questo è l'ufficio, sì, il loft, quando non vuoi far vedere che sei a letto, quando fai le riunioni, che ti metti in ufficio. Ah, questo è l'annunciatore della RAI. Manca la cravatta. Guarda, prova a dire benvenuti a Stasera c'è Cattelan, prova. Benvenuti a Stasera c'è Cattelan. Perfetto, perfetto, ne abbiamo altri, no? Boh, va bene. Allora, Poz, come sta? Ah, le previsioni del tempo, guarda lì che bello. Del tempo, cos'è, il Veneto? Rovesci temporaleschi tra Treviso e Venezia. Poz, bentornato da questa grande avventura dell'Europeo. Come è andata per la nostra squadra? Lo sappiamo tutti, come è andata per te a livello personale? Ma bentornato sì, anche perché l'ultima volta avevamo fatto del casino, come ben ti ricorderai. Avevo promesso che fosse l'ultima mia apparizione da demente, invece... Non riesci a stare senza di me, ti capisco, ti capisco, ti capisco. Esatto, infatti ho attraversato mari e monti solo per vederti. Grazie. No, la verità è che pensavo di essere maturato e invece l'Europeo ha confermato ancora una volta che la mia maturazione è più lenta del previsto e anche se il mio ruolo è un po' più istituzionale di quello di prima, anche perché... Vabbè, adesso alleno, prima giocavo, l'etimologia poi del termine spiega bene la differenza, e in più alleno anche la nazionale di pallacanestro, quindi diciamo che dovrei essere molto più serio, ma questa metamorfosi totalmente non è ancora avvenuta. Non è ancora avvenuta. Rimane ancorato in me stesso ancora. Se ti può consolare, non ci credeva nessuno ludico. Comunque, non è che... Cioè, quando hai detto devo essere serio... Non ho creato grandi aspettative. No, assolutamente, assolutamente. Questo è il grande vantaggio, no? Anche perché mi capita in altri contesti, quando magari, non so, vado per esempio, devo parlare davanti a persone serie e dico non qualcosa di intelligente, perché da questa bocca non è mai uscito nulla, neanche di simile. Però ecco, se riesco a mettere anche in piedi un concetto che può avere più o meno un senso, la gente rimane stupita. Questo è un consiglio che do a tutti. Li sorprendi così. Non creare aspettative. È da sempre la tecnica migliore, Poz, è da sempre la tecnica, esatto, migliore. Avevamo anche, mi sa, un piccolo video di alcuni tuoi momenti che volevamo farti vedere, ma hai già detto tutto tu, insomma, che la maturazione, la trasformazione completa non è ancora avvenuta. Avevamo un po' di immagini da farti vedere di momenti di foga, no? Però questi sono momenti di foga bella, Poz. Se ci fai mancare questo, non sei più tu, non sei più tu. Io mi sono spaccato la mano e in più adesso buttandomi... Quello è Roberto Gioni, il nostro grande fisioterapista, osteopata. Sì. Che poi adesso la spiego, la racconto, perché poi la gente alla fine da casa non capiva questo accanimento. È perché io in teoria non potevo entrare in campo. Perché se fossi entrato in campo sarei stato automaticamente squalificato per la partita successiva. Sì, cioè, quindi lui è un badante. Da espulso tu... Come? Era un badante, voleva evitare di farti andare. Infatti adesso gli dico lascia stare il catetere e... Che grande. Cambiarlo. Ma va che bello. Guarda, Gigi D'Atome, Melli, tutti lì intorno. E qua venivano a mandarmi via perché... Ma sei un esagitato. Perché non volevano che entrassi in campo. Però io chiaramente volevo festeggiare, che è la cosa più bella che può capitare a uno sportivo. Sì. Cioè, sì, toglietemi sì. Tutto, ma non il fatto di poter festeggiare. Anche perché senti, sennò però non credo vale anche i tuoi uomini, i tuoi giocatori, facendo così li gasi a 2000, no? Guarda, è successo che nella partita successiva, cioè quella con la Francia...
a un certo punto, vabbè, Achille Polonara, uno dei miei splendidi ragazzi, verso la fine è venuto da me e dice: Gianmarco, dai, ti vedo un po' troppo calmo, cerca di impazzire un po'. Per caricarli, ci sta, ci sta. Anche perché ti abbiamo visto nel mettere la testa a posto, si intendono tante cose, no? Cioè a livello di comunicazione, a livello di modi, così, anche a livello di vestire. Come va con giacca e cravatta? Cioè, perché tu non sei esattamente un tipo da giacca e cravatta. Stai comodo? È un abbigliamento che ti... Guarda, io ho uno dei tanti problemi, insomma, uno dei problemi, dei tanti problemi che ho è che non sopporto il frescolana. E quindi all'inizio dell'anno sì. Ho sempre questo problema, in qualsiasi club vado a finire, la premessa che faccio, insomma, il contratto parte con questa premessa: io non posso mettere il frescolana, quindi dovete adeguarvi e trovarmi un vestito che sia o in cotone o... E chiaramente... lo fai mettere sul contratto? Cioè, vabbè, allora poi di soldi parliamo però prima il frescolana. Esattamente. Il problema è che poi l'anno scorso io, voglio dire, ho firmato per un club che, insomma, abbastanza riconoscibile dal punto di vista dell'abbigliamento che, insomma, certo. L'Armani. Sì. E quindi mi sembrava un po' un affronto, no? Che presentarmi e dire: no ragazzi, aspettate un attimo, qua io... Cioè, andare dal signor Armani, magari direttamente no, ma dal signor dell'Orco, sì, e dirgli: signor Leo, guardi, io i suoi vestiti li metto solo se sono di determinati tessuti. Sì. Mi sembrava... Però chiaramente... usufruì del team manager, piuttosto che arrivò a loro questa... La cosa peggiore che possono fare in una situazione del genere è farmi la fodera. Tutti dicono: no, non ti preoccupare, te lo foderiamo il vestito. No, è peggio, perché poi lasciano fuori le diciamo, chiamiamole, le congiunture, il ginocchio. Ah, okay, e io impazzisco ancora di più. E quindi come la risolvi questa cosa qua? Cosa, ti metti qualcosa la sotto? La risolto che un giorno mi chiama il signor dell'Orco in persona e mi dice: Gianmarco, non ti devi preoccupare, ti abbiamo confezionato un pigiamino. Cioè praticamente hanno come Super Pippo vai vestito con sotto la... Solo che lì me l'hanno risolta così. Quest'anno sono arrivato in nazionale, insomma, praticamente a stagione in corso, e quindi c'era meno tempo per organizzare una cosa del genere, e il pigiamino non era stato confezionato. Io poi, tra l'altro, diciamo che ero stato abituato bene da in Armani e pretendevo la stessa comodità, solo che la stessa comodità non me l'hanno garantita. E io praticamente entravo in campo con i pantaloni della tuta sotto. Si vede che la tuta mi esce dal pantalone sotto. Devo provarci anch'io. Martedì prossimo, esatto, faccio la puntata con la tuta sotto. Solo che mi sudavano, avevo chiaramente adesso, insomma, in seconda serata si può dire, arrivavo a fine partita che avevo le palle sciolte dal campo. Comprensibile. Hai fatto la festa per i 50 anni? No, perché non c'è niente da festeggiare. L'ultima festa che ho fatto l'ho fatta a Milano quando ho fatto 40 anni. E fu, tra l'altro, anche molto carina. Adesso, insomma, dai, Ale, c'è poco da festeggiare. La festicciola, quella dei 40 anni, com'era? Cioè. Che poi, tra l'altro, aspetta, il cinquantesimo io l'ho festeggiato... sostanzialmente a Berlino, in camera, perché avevamo appena perso con la Francia, e sono stati carinissimi tutti quelli del mio staff che sono venuti a mezzanotte e 20, io stavo quasi già dormendo, e sono presentati con una fetta di torta, con la candelina sopra, insomma. Riesci a dormire subito dopo le partite? Modo. Sia le vittorie che le sconfitte? Non ti tengono come sveglio? Scusami? Riesci a dormire subito dopo le partite? No, assolutamente no. No. Però mi metto a letto comunque e mi rigiro come se fossi una milanese. Una cotolettina, così, nel letto e via. Esatto. Senti, li fai i discorsi motivazionali? Ho visto un paio di momenti dentro lo spogliatoio dove interrogavi i tuoi ragazzi sulle statistiche, l'importanza della difesa, eccetera, eccetera. Nei film americani, soprattutto nel basket, ci sono sempre questi discorsi che sembrano la metà fra Obama e Montemagno, dove la gente motiva i giocatori e tutti fanno: ok mister, lo levo tutto per te. Tu fai questi discorsi? Sì, ogni tanto ti pidi anche del ma vattene a fanculo. Sì, perché... con delle cagate inenarrabili, no? Che non ci verità, credi neanche tu. La verità è che, vabbè, io, insomma,
adesso sto cercando un po' anche di acculturarmi, leggo, mi piace poi tra l'altro leggere cose che mi possono più o meno aiutare, e sono rimasto colpito dal fatto che una volta abbia, tra l'altro non era neanche un libro, era un audiolibro, e parlava della leadership, di quanto fosse importante che la leadership fosse autentica. E quindi da quel momento in poi mi sono sentito sempre molto libero di improvvisare, dai, cioè non prima di entrare in spogliatoio a parlare con i ragazzi non rifletto su quello che andrò a dire, per esempio quando quello a cui facevi riferimento tu prima, che ho messo in palio 40 euro per chi indovinava quale fosse la statistica che ci vedeva primeggiare nell'europeo, quella mia è uscita così, ma mi escono sempre così, anche perché poi in realtà non sono bravo a recitare, quindi... Ma è il motivo per cui ti amiamo tutti, Poz, è il motivo per cui ti vogliamo tutti bene. Grazie, Ale. Senti, prima che mi dimentichi, l'altro giorno sono venuti a trovarci Bobo, Antonio Cassano, Lele Adani e Ventola. Mi hanno fatto mettere un promemoria sul telefono. Io gli avevo detto, guarda, giovedì viene il Poz, e mi ha detto, devi assolutamente chiedergli di raccontarti l'aneddoto dell'incidente con Bagatta. Io non ho idea di cosa sia, ma muoio dalla curiosità. Guarda, era metà anni 90, eravamo a Cesenatico, in pieno centro, e in quegli anni Guido Bagatta era conduttore, faceva il conduttore di questo programma che non so se vi ricordate, si chiamava Real TV, dove facevano vedere sostanzialmente quello che è un po' YouTube oggi, no? Sì, cioè, sì, filmati veri video... di tragedie sfiorate. Esattamente, esattamente, okay, esattamente, sì. Esattamente. Io venivo dallo scudetto vinto, quindi era il 99, dallo scudetto vinto con Varese, mi ero pitturato i capelli di rosso, chiaramente con il tempo, con i svariati shampoo che mi ero fatto, ero diventato rosa, avevo i capelli rosa. Quindi io capelli rosa, lui capello bianco, io stavo guidando, a un certo punto dovevamo andare all'Aquafan, era, fai, non so, le 10 di sera, quindi centro pieno di gente così, e a un certo punto mi dice, gira a sinistra, io forse ho messo la freccia, forse no, comunque sterzo, giro a sinistra, poverino, stava arrivando un ragazzino con il motorino, l'ho preso ed è scivolato, è caduto per terra, no? E io mi sono spaventato, ho cercato di, come dire, tranquillizzarlo, non se l'ha fatto poi sostanzialmente niente, però era bello incazzoso, no? E voleva quasi menarci, no? Sì. Insomma, era piccoletto, era un ragazzino, aveva avuto, non so, 16-17 anni, e io che cercavo di calmarlo, e a un certo punto vedo, prende sul telefono. Tra l'altro contemporaneamente, chiaramente essendo in pieno centro, si era radunata i classici italiani, che insomma la curiosità aveva spinto tutti quelli che erano a Cesenatico a venire intorno a vedere cosa stesse succedendo. Questo ragazzo prende il telefono e chiama la gang, il cappetto della sua banda, e inizia a dire, uè Ciro, vieni qua in centro, dobbiamo spaccare la testa a un vecchio e un free. Aspetta, e contemporaneamente a un certo punto sento uno da dietro che fa, uè, guarda, stanno girando una scena di Real TV. Ne valeva la pena, hanno fatto bene a farmi mettere il promemoria. Allora, Poz, come tu sai, se tu fossi venuto qua ti avremmo coinvolto in qualche gioco, avremmo giocato con te, volevamo fare una gara di tiri a canestro per vedere con la mano se hai ancora la manualità. Ovviamente il canestro ormai l'avevamo preso, era affittato, tu non ci sei qua fisicamente, ma abbiamo creato una figura mitologica, metà Mike Lennon con la testa però di Gianmarco Pozzecco, che è qui in studio. Ti presentiamo il tuo avatar, fate un applauso per Mike Lennon, in versione Gianmarco Pozzecco. A
Allora, Poz, non so se ci stai vedendo. La faccia è la tua, sotto c'è il nostro Mike. Lui in questo momento è completamente cieco, non può vedere niente. Ok, quindi okay. Abbiamo alcuni palloni da basket, facciamo una gara di tiri, boh, liberi da tre, quello che è, ma tu devi guidarlo con le tue indicazioni, più a destra, ma più a sinistra. Ma è sonnambulo o cieco? No, è cieco. Non vede niente, poverino, cioè ha la tua faccia davanti, tu sei okay. I suoi occhi, ok? Quindi okay. Fallo, piega le gambe, no, di qua, aspetta. Lo vedi il canestro, Pozzo? Quindi devo dargli dei consigli per far canestro? E devi indirizzarlo. E quando glielo dici tu, lui tira e vediamo chi... Lui è il come tuo come si chiama, che non mi ricordo, che c'ho problemi di memoria? Mike, sì. Sei pronto? Minchia, che brutti tatuaggi che hai, Mike. Vabbè, senti qua. Aspetta. Allora, sei pronto? Piega le gambe. Le hai piegate? Ma no, aspetta, non troppo, sennò... No, così devi andare, così caghi, non devi piegarle troppo. Un po' meno, più molleggiato. Piega un po' le gambe, bravo, esattamente così. Beh, meno compulsivamente, una volta, bravo, bravissimo. Quasi. Grande mai. Niente. E non ho visto se hai segnato. No, niente. Devi tirarla fuori... più in alto, Ale, tirala più in alto. Spacca due luci. No, niente, neanche io, 0-0, vai. Dovete tirare più parabola, ragazzi, più verso l'alto. Buona! Grande Mike! Mamma mia! Ce l'ha Mike! Quasi quasi lo convoca Mike! Questo sì, 1-0, 1-0 per il Poz! Vediamo... Ale, lascia stare, ma... Hai segnato, no? No! Sei di nuovo tu, Marco! Siamo Mike, bravo, grande Mike! Ma Mike ci vede, secondo me, La palla del pareggio. Sì! Tiro potenzialmente decisivo per Gianmarco Pozzecco. Dai, però aspetta, non ti ha dato indicazioni, te lo facciamo rifare. Guidalo tu, Poz. Mike, più a sinistra. Più a sinistra. Vai, Mike. Vai a sinistra. Ferro. Sa quella della sinistra, Mike. La Mike, sinistra. Bisogna dire qual è la sinistra, non sai. Non si è mosso di un centimetro, vai più a sinistra. Attenzione. Niente, vai, chi fa questo ha vinto. Tieni qua, Mike. Sì. No, ma... Ale, sei fenomenale. È un fenomeno, Ale. Convoco te, non convoco Mike. Grazie mille a Mike, grazie a Gianmarco Pozzecco che però rimane ancora con noi. Ci fermiamo un attimo e poi ancora 5 minuti su Rai 2 con il Poz.